Bentornati sul canale del Nabbo, continuiamo Xenogears. Nell'ultimo video sono successe un po' di cose nel deserto e adesso c'è questa cosa che si muove sulla sabbia con il nostro gear sopra, quindi direi che siamo stati catturati. Decisamente catturati. このような形で貴様と再会するとはな。これも定めか。皮肉なものだ。だが、こやつだけは渡すわけにはいかん。たとえこの見砕けようともな。 Come stai, Fei? Hai dormito bene? Bene, più o meno. Scusa se ho combinato col pasticcio, sono stato sbadato. Quel Gear è un modello sperimentale segretissimo proveniente da Kislev. Era naturale che lo avrebbe cercato così follemente. Fei, sei ferito? Non hai un bell'aspetto. Beh, volendo, potresti dire che sono stato ferito. Quell'uomo in nero ha parlato della sorte di tuo padre. E questo è il problema? Anche per quello, ma è per l'altra cosa che ha detto. Quello che è successo all'Ahan era tutto pianificato per farmi pilotare quel Gear. O così lui ha affermato. È questo che mi fa preoccupare. Per farti pilotare quel gear. Doc, prima che il villaggio fosse distrutto, vivevo senza nutrire dubbi su me stesso. Ma ora è diverso. Io non so chi io sia. Non mi sono mai sentito così prima d'ora. Beh, non possiamo fare nulla finché siamo prigionieri, neanche se volessimo. Riposiamo un po', forse ti sentirai un po' meglio. Buona idea. Dormiamo. Dormire risolve sempre tutto e poi, come si dice, la notte porta consiglio. Era lui, per certo, non è stata una coincidenza. Potrebbe essere che ci stiamo avvicinando al tempo del Vangelo. Sì, il Vangelo. Noi siamo la gente scacciata dal paradiso. Anche quando siete brutti, voi gente del paradiso, e costretta a vivere sulla crudele superficie della terra. Noi che colmiamo questa terra, ancora una volta, torneremo alla presenza di Dio nel paradiso. E vivremo lì per l'eternità. Questo è il tempo del Vangelo. Questo tempo è imminente. Noi, gazelle, dobbiamo trovare il luogo di riposo di Dio e allora riportarlo in vita. Questa è la nostra ultima preghiera. La nostra ultima preghiera. La nostra preghiera inappellabile per fuggire il fato che fu determinato all'epoca della nostra genesi. Maestà, è questa la fine? Ok,
Ah, questa storia come diventa sempre più complessa, sempre, sempre, sempre più complessa. È fantastica la storia di Xenogears. Oh mio Dio. Ah. Bingo! Proprio come diceva il rapporto, una nave di trasporto di Ave. E guarda cosa c'è sopra. Eh sì, è il mio Gear. E così è il nuovo modello di Kislev, proprio quello rubato che tutti stanno cercando. In qualunque caso, non lasceremo mai che quello Shakan lo prenda. Artigliere. La torretta A Anton e la torretta B Belta possono attivare i propri ettrometri dopo l'apertura dei loro sportelli. Vance. Non sento nulla oltre al suono scorrevole della sabbia. Nessuna attività radar sospetta rilevata. Marseilles. Le unità di Maitreya sono pronte negli espulsori. Potranno lanciarli un minuto dopo la riemersione. Bene, facciamolo. Batcon livello 1. Tutto pronto per lo scontro in superficie. Alloggio torpedini pronto, cannoni anti-gear pronti, anche gli strumenti di navigazione di macchinari sono pronti. Padroncino, cosa succede? A che cosa è dovuto l'allarme? Ecco che arriva Gremio adesso. Non ancora. Padroncino, aspetti un attimo, dove sta Tyr McDoll? Tutti ai posti di combattimento, navigazione in superficie, attivare la pompa per la sabbia. Prepararsi a far fuoco con i cannoni a tribordo non appena emersi. Padroncino! Padroncino? Perché dovete farla in contemporanea? Belle a tribordo, il vento è forte lì sopra e potremmo perdere l'equilibrio. Jericho, consegnami il timone. Guarda, che cos'è? È guai, Shitan, è guai. Quella cosa che stai guardando è una montagna di guai. O un pisello meccanico. Un incrociatore del deserto. Anche questa è una possibilità. Devono essere quei pirati. Sì, in effetti, o un incrociatore del deserto o un pisello meccanico, sono le uniche due possibilità, vista la forma di tale oggetto. Fuoco alternato tra A Anton e B Belta. Calcolo delle correzioni in corso. Oh sì! Yeah, baby! Passare alla modalità a salve dopo i primi colpi. Rallentiamoli! Prepararsi a mettergli una scopa in culo che non dimenticheranno molto facilmente. Già mi piace questo tizio. Allora, padroncino, aspetti, potrebbe essere solo una nave civile, non una nave da guerra. Solo Gremio può dire padroncino. Fate fare a me, nave da guerra o no, sta trasportando un nuovo gear. Artigliere, fagliela vedere. Poi dagliela pure, però, mi raccomando, perché se gliela fai solo vedere ma non gliela dai, poi quello rimane depresso, povero. Oh oh. A giudicare dall'angolazione, sembra che un colpo di cannone abbia fatto un buco nello scafo, quindi affonderemo in pochi minuti. Pochi minuti? Doc! È chiusa. Qualcuno ci liberi! Ah! Ah, ci ha pensato il cannone. Tranquillo, Doc. Usciamo fuori di qui, Doc. Ma certo, ma prima dobbiamo andare adesso perché dobbiamo prendere un oggettino. Allora, la cosa è fighissima perché la sabbia si alza, il livello della sabbia si alza col tempo. Quindi più tempo state qui, più il livello della sabbia si alza e potreste addirittura morire. Poi navigare, diciamo, camminare qui dentro è abbastanza faticoso proprio a causa della sabbia. Ma è veramente una figata questa cosa che hanno fatto con la sabbia che si alza, è veramente fantastica. Quando dicevo all'inizio
dalla guida che l'attenzione ai dettagli in questo gioco è assurda. È veramente assurda. Questo gioco, se lo rifacessero un bel remake a grafica moderna, sarebbe qualcosa di altamente spettacolare. Ed ecco la parte dove di solito io mi perdo. Sì, ok. Di qua mi ricordo che c'era un oggetto che si poteva raggiungere passando sotto il cazzo di ponte. Forse devo salire da questa parte. Sì, devo salire di qua, mi sa, saltare sopra e andare di... Ok. E abbiamo una bella maglia di pelle. Poi da qui dobbiamo saltare giù qui a sinistra e dovremmo trovare un altro oggettino, l'AR Extra più 1, che è un pezzo di equipaggiamento per il nostro gear. Poi ce lo equipaggeremo con calma e pazienza. Per tornare su adesso ci sta questa comodissima scaletta. E poi dobbiamo giocare un po' coi salti. Quindi salti, poi vai su, giri a destra, a dritto e cadi nel buco. Giustamente, perché non l'avevo visto. Allora sì, torniamo di nuovo di sopra. Un bel salto, hop, di qua, ok. Fantastico, adesso prendi la rincorsa e salta. E ci abbiamo fatto, ora di nuovo rincorsa e salta. E si va di nuovo giù. Ok, rifacciamo, ce la farò, prima o poi ce la farò, rifacciamo. Allora, salta, su, adesso, gira telecamera, rincorsa e salta un'altra volta. Salta, ok. Ok, forse era meglio se la prendevo sul serio la rincorsa invece di provare ad andare piano. Salta su, salta su, salta su, salta su. Rincorsa, salta, ok. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Prendi rincorsa, hop. Ok, adesso facciamocela. Rincorsa, salta e... ho leggermente sbagliato l'angolazione. Così proprio ho un pelino sbagliato l'angolazione di quel salto. Ok, rifacciamo. Ce la posso fare salire su questa cazzo di scala, eh? Prima o poi ce la posso fare, sento di potercela fare. Ho fiducia in me, ho fiducia nelle mie abilità di grillo parlante. Devo essere in grado di saltare. Prendi, salta, hop, ok, dai, ora, con calma, verso sinistra, corri, salta. No, perché? Perché è andato di nuovo in diagonale? Giuro che stavo tenendo premuto il tasto a sinistra. Cristo, allora, rincorsa, salta, rincorsa, subito, subito, salta. Vedete che quando uno si impegna, riesce. La chiave di tutto è l'impegno e la fiducia in se stessi, non arrendersi mai, cazzo. Ci è mancato un pelo. Si vede lì l'effetto della sabbia che sgorga sopra dal buco. E di qua scala e dovremmo essere fuori. E siamo fuori. Doc, dove sei finito, Doc? Quando dice Doc mi viene in mente Ritorno al futuro. Faye, puoi sentirmi? Sto spostando la gru verso la cabina di pilotaggio di Weltall. Presto, usa la gru per salire su Weltall, non c'è tempo da perdere. Va bene, Doc. Appena finito, sali sul ghiera anche tu, ok? Quindi ok, adesso devo saltare e fare l'equilibrista qui sopra, cosa che io non sono assolutamente in grado di fare nella maggior parte dei giochi, questo compreso, quindi comunque vediamo di passare di qua e sono già caduto. Fantastico. E sono caduto un'altra volta. Dai, ce la possiamo fare, Faye, con calma e pazienza, vedrai che arriviamo ovunque. Quindi di qua, ok, dritto, 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 dritto. Gira, 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 ok, continua dritto, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, e voilà. Ma salta e si spacca tutte e due le gambe. Eccoci di nuovo, noi due sembriamo destinati a stare insieme. E amore, farete tanti piccoli ghiaretti prima o poi. E vorrei tanto vedere la parte dell'accoppiamento. Chissà se è Faye che lo prende o è il gear. No, effettivamente è Faye che entra dentro il gear di solito. Quindi chissà come partorisce un cazzo di gear. Sputa fuori robottini dalla bocca. Certo che dall'unione tra Faye e un gear dovrebbe uscire fuori un Terminator. Dai Doc, di qua, presto. Sai che figata, un gear che si accoppia con un umano e partorisce un Terminator. Porca puttana. Scusate se è poco. Possibilmente la Terminator, quella con le tettone di... Che cazzo era? Terminator 3.
Ops. Stai bene, Doc? Bene, dottor Shidanuzuki. Sembra che tu abbia dato il ben servito ai tuoi sacculi e stimolato i tuoi utricoli abbastanza per una vita intera. Wow, sono sconcertato. Scusa, Doc. Non ho avuto il tempo di aprire la cabina di pilotaggio. Stai davvero bene, Doc? Fei, stavo scherzando. Stare nella mano di Welta non è una cosa malvagia. Ho potuto studiare le ottime caratteristiche di questa macchina segreta di Kiesler. Già, appena iniziato il casino, ho cominciato a fare tutto da solo. Il sistema di risposta ambientale di riduzione del peso in sospensione lo ha fatto muovere in avanti automaticamente e davvero fantastico. La cosa fantastica, Fei, è che tu sia a conoscenza di tutte queste cose. Salvate voi stessi, ma lasciate affondare i vostri amici in un mare di sabbia. Non credete nel cameratismo? Eh? Chi cazzo è che parla? Sento le voci. Sto impazzendo. Oh mio Dio! Mi rinchiuderanno adesso, così abbiamo finito di giocare a Xenogear, ma Fei vivrà una vita tranquilla e serena in un manicomio. Sapete, è davvero codardo lasciar morire il vostro plotone mentre voi due scappate in un Gear. Ok? E quindi? Ah, così, e quindi mi attacchi. Capisco. Va bene. Come il tuo amico, fermo un attimo. Non siamo soldati di Ave. Non riesci ad inventarti una scusa migliore per salvarti? No, non siamo davvero soldati. Vieni saltando fuori da una nave di Ave e affermi che non sei un soldato di quel paese. Non cercare di prendermi per il culo. Te lo dico, è vero. Ma quanto sei ridicolo! Anche se sei il più insignificante tra i soldati, che ne dici di mostrare del fegato? E di combattere decentemente? Fermo, ti dico che non sono un soldato, non voglio combattere. Disgustoso, perché non smetti di lamentarti? Lasci il Gear e te ne scappi. Perché questo è il Gear con il quale ho distrutto il villaggio dove vivevo e ho ucciso i miei migliori amici. Ci sono affezionato, per essere uno che non vuole combattere, sei abbastanza forte. Capisco, un modello automatizzato per tutte le condizioni ambientali, è così, eh? Ora lo voglio ancora di più. E quindi questa testa di minchia in pratica continua ad attaccarci. Cioè, il combattimento è abbastanza semplicistico, diciamo così. Lo potete attaccare a pugni, potete usare il nostro Hadoken. Usiamo l'Hadoken. Hadoken! Anzi no, Kamehameha! Somiglia più a una Kamehameha che a un Hadoken. E facciamo 103. Questo stronzo oltretutto ha una mossa abbastanza rompipalle che diminuisce la precisione, che intanto l'ho mancato giustamente, perché quando io decido di non usare la Kamehameha ma di attaccare a pugni, giustamente lo devo mancare. È 2 su 2, ma sul serio. Comunque, stavo giusto dicendo che questo stronzo ha un attacco che diminuisce la velocità e la precisione. E cosa abbastanza che mi fa abbastanza girare i coglioni, visto e considerato che ora che ho provato a colpirlo a pugni senza quella diminuzione di precisione l'ho mancato 2 volte su 2. Porca puttana. Sul serio. Comunque, sto tizio, no? Che sta sul Gear, a me piace un sacco come personaggio. Però c'è anche da dire che è abbastanza un idiota. E hai finito di combarmi con tutti quei colpi? Siamo riusciti a tirargli un calcio e un pugno in faccia. È una cosa molto positiva. Molto positiva. Allora, quanto ti ci vuole ancora? Giustamente, deve schivarmi di nuovo l'attacco. Quanto ci vuole ancora ad andare giù, Ciccio? Facciamo con una Kamehame. Ha! E voilà. Sei ancora vivo? Non puoi sopravvivere a una Kamehameha. Dragon Ball insegna che si muore sempre dopo essersi preso in faccia una Kamehameha. Cioè, no, in realtà non è vero. In realtà penso che in Dragon Ball si muoia dopo essersi preso in faccia 50 Kamehameha che non hanno fatto un cazzo. E poi però c'è la mossa finale, quella dove si raccoglie tutta l'energia del mondo
E allora quella forse ti uccide. Oddio, non so adesso l'ultima serie che cosa si sono inventati, perché sinceramente ho smesso di seguirlo da tempo, perché era diventato sempre più ridicolo. Oh no, non ci voleva! Nel bel mezzo della battaglia vado a cadere nelle sabbie mobili! Merda, proprio io! Dannazione, è tutta colpa tua! Amico, dopo te la farò pagare, perciò tieniti maledettamente pronto! Perché? Perché è colpa mia? Ecco, giusto, perché? Per quale cazzo di motivo dovrebbe essere colpa mia? Sei tu che sei un imbecille e mi hai attaccato anche se ti ho detto che non sono un fottutissimo soldato. Ah. L'ho detto, mi piace un sacco come personaggio, ma è un imbecille. È veramente un povero coglione. Ehi, ora vieni qui. Non ti ucciderò. Tutto ciò che voglio è che tu lasci questo gear. Eh? Ehi, tu non sei un soldato di Avè? Questo te l'avevo già detto prima. Sei stato tu che non hai voluto ascoltarmi, o no? È vero, scusa. Sì, ora che ci penso, hai detto una cosa del genere. Hai ragione, fratello. Mi sono incazzato e ho pensato che tu fossi il nemico. sì, il mio nome è Bart. Sono il pirata che scorrazza da queste parti. Io mi chiamo Fei. Sono stato arrestato senza alcuna ragione e condotto in quella nave da trasporto di Avè. E stavo per essere spedito in un campo di concentramento quando sei arrivato tu a cercare di spaccarmi il culo. Comunque sono felice di essere sopravvissuto. Sono un po' meno felice di aver incontrato te. Capisco, sono felice di esserti stato d'aiuto, mio nuovo migliore amico, ma non mi aspettavo che un civile come te potesse pilotare un gear militare. Inoltre, questo gear è un nuovo modello. Non ho mai visto uno di questo tipo. Diciamo solo che sono accadute molte cose. E non è che mi piace pilotarlo. Comunque, dove siamo? Pare che siamo finiti in uno strano posto. Non avevo mai sentito che esistesse una caverna con simili stalattiti sotto il deserto. Cosa? Possibile che tu non ne sappia nulla? Da dove cazzo vieni? Il deserto copre solo poco meno di 1000 km della superficie esterna della Terra. Lo strato sottostante consiste in roccia di origine arabica. Da un mare di alberi a un mare di sabbia, e ora questa caverna. Il prossimo, che sarà? Ma di che cosa stai parlando? Ah, niente, non importa. Siamo nei guai. Guarda, il buco in cui siamo caduti è sparito. Dovremmo trovare un'altra strada per uscire. Vogliamo fare una tregua per il momento? Almeno fino a quando non usciamo fuori di qui. Sì, accetto. Per prima cosa dobbiamo uscire di qui, quindi muoviamoci. Comunque di solito si succede così, si trova un buco, ci si entra e una volta che ci si è entrati è finita, poi non lo rivedete mai più. Eh sì, è molto a doppio senso quello che ho appena detto. Comunque, grazie a Dio, non volevo disidratarmi e morire nel deserto. Ehi tu, so che sei arrabbiato, ma adesso smettila. Zitto, avete affondato la nostra nave, non dimenticarlo. No, tu sta zitto, devi esserci solo grato per essere stato salvato. Scusatemi, c'è per caso qualcuno quasi morto, senza braccia e gambe, oppure a cui serve essere operato all'addome? Che domande? Queste sono le domande belle che chiunque dovrebbe fare. Nessuno. Beh, che cosa deprimente. È deprimentissima proprio. Non c'è nessuno che sta per morire. Oh, uffa, che noia. Capisco, perciò il tuo giovane non ha solamente sparato a tutto e a tutti, Sigurd. Sì, in realtà ha studiato questo attacco, almeno così dice. Come puoi vedere, per di più, questa volta non è morto nessuno. Sicur signore, la raccolta dei beni e dei soldati dal mezzo di trasporto di Avè è quasi completa. Non riusciamo ancora a localizzare il padroncino. Il plotone del generale Maitreya perlustrerà ancora la zona. Va bene, conto su di voi. Sì, signore, siccome faccio parte dell'unità, mi scuso anch'io. Allora, cos'è successo a questo giovane che chiami padrone? È precipitato in una caverna sotterranea assieme all'altra persona. Dentro un gear. La caverna è vicina ad un vecchio sito di scavi. Ho
Inoltre, sta pilotando un Gear, dunque, in un modo o nell'altro probabilmente sarà in grado di risalire. Tenteremo per un po' di trovarlo, e se la ricerca si sarà rivelata inutile, lo aspetteremo al nostro punto d'incontro. Sembra che tu creda molto in lui. Credere in lui? Sì, credo che ci metterà nei guai. Ma non avrei mai pensato di incontrarti qui, io. Io? Non è una coincidenza, ritengo sia una inevitabile conseguenza. Yuga, stai dicendo che qualcosa sta per accadere? Chi lo sa? Chi lo sa? In questo gioco c'è sempre qualcosa che sta per accadere. Sempre. Comunque, nel frattempo siamo tornati nelle grotte e siamo dentro i Gear, perché sì, in questo gioco possiamo anche navigare per la mappa del mondo dentro i Gear. Comunque, questo è tutto per questa puntata. Nella prossima muoveremo in Gear attraverso la grotta. Quindi fino ad allora, auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.